Roberto Russo del ristorante La Tana di Rosciano, ospitate questa manifestazione provinciale, anche perché un po' scorre nel sangue questa passione per questo sport. Sì, sono parecchi anni, sono 6 anni che gioco. Io ho sempre giocato in Liguria e quest'anno sono tornato in Abruzzo per aprire il ristorante e ho conosciuto il delegato Fidart e abbiamo avuto l'idea di portare questa manifestazione qua. Durerà tutta oggi fino a stanotte praticamente, poi si inizierà domani mattina alle 10:30 fino a domani sera che ci saranno le finali, più seguiranno le premiazioni. Tante le squadre che partecipano per questa competizione delle freccette qui a Rosciano. Sì, esatto, questo è praticamente l'atto finale di quello che è il torneo che è iniziato i primi di marzo e che oggi arriva all'atto finale tra oggi e domani. E le squadre comunque sono abbastanza competitive, siamo comunque una provincia che seppur piccola in quanto numero di squadre comunque ha ottenuto diversi risultati non indifferenti a livello nazionale. Ecco, tra le squadre presenti c'è la Huaciusei che è una delle più titolate. Sì, diciamo che la Huaciusei è un po' la squadra più rappresentativa che rappresenta non solo la zona di Pescara ma anche un po' tutto il territorio del centro Italia. Infatti diciamo che comunque a livello nazionale si è sempre distinta, nonostante anche non abbia vinto mai il titolo, però diciamo che più di una volta ci è andata vicino. Ecco. Marco Ciccotelli è originario di Caramanico Terme ed è anche bicampione italiano, titolo individuale 2015-2016, cercherei di difendere questo titolo dovendo anche conciliare con il lavoro. Esatto, questo è uno sport che ha due facce. Sembra facile tirare 3 frecce, possono farlo tutti, però effettivamente non è così. Non è così perché questo è uno sport dove viene concentrato tutto quanto su un unico movimento ed è bello, cioè per me affascina anche solo per questo, perché tu in un unico movimento devi riuscire a fare il 100%, il massimo risultato di quello che ti aspetti. Ci vuole tanta concentrazione, freddezza, non è che devi giocare contro l'avversario, devi giocare anche con te stesso.